Salve a tutti orsettini pelosi, qui è sempre il vostro Zio Cricco e bentornati in un nuovissimo video. Allora ragazzi, intanto ci tenevo assolutamente a ringraziarvi per la grandissima quantità di persone che hanno scaricato e hanno giocato la nostra alfa. Siamo contentissimi che vi sia piaciuta ed eravamo assolutamente a conoscenza che ci sarebbero stati diversi bug. E provvederemo ovviamente a risolverli e a rilasciare una versione un pochino più aggiornata che risolve appunto questi bug. A breve. Detto questo ragazzi, oggi sono qui per una nuovissima top 5. Una top 5 dove andremo ad analizzare e a vedere quali secondo me sono le 5 città Pokémon più belle in assoluto. Ovviamente mi baserò sulle città del videogioco, quindi le andremo ad analizzare insieme e a capire perché una è più bella dell'altra e viceversa. Tra l'altro, come avete notato sulla nostra pagina Facebook, che vi lascio in descrizione, recentemente ho fatto uno stato dove vi chiedevo qual era la vostra città Pokémon preferita e perché. Tutti i commenti che avete scritto io me li sono letti uno ad uno e grazie anche a quelli sono riuscito a stilare questa classifica. Quindi ragazzi, tenete d'occhio la pagina perché potrebbero capitare altri post del genere dove sarete voi stessi ad aiutarmi nella scelta delle top. Detto questo, direi che abbiamo parlato fin troppo, direi che possiamo assolutamente iniziare. Molto bene ragazzuoli miei, al quinto posto troviamo una città iconica della seconda generazione, che ospita anche la palestra di tipo spettro. Come avrete già capito, sto parlando di Amarantopoli. Amarantopoli è conosciuta come una città storica e, infatti, i suoi edifici sono tutti dotati di un'architettura tradizionale giapponese, mentre l'edificio più alto della città, e probabilmente anche di Yoto, è la Torre di Latta, luogo fondamentale per la cattura del Pokémon arcobaleno Ho-Oh. È stata costruita quasi un millennio prima degli avvenimenti del gioco. Vi è inoltre il teatro di danza di Amarantopoli, dove le Kimono Girl danzano e combattono. Ognuna di loro possiede un'evoluzione di Eevee ed una volta sconfitte tutte e cinque verrà dato al giocatore l'MN04 Surf, oltre a ricevere rispettivamente la campana onda o la campana chiara a seconda della propria versione di gioco, oggetti indispensabili per affrontare ed evocare le due maestose bestie protagoniste dei giochi di seconda generazione. Ma passiamo adesso alla medaglia di legno che se la giudica Boreduopoli, una città di quinta generazione che ospita la palestra di tipo drago ed avrà una particolarità non da poco. Varierà infatti a seconda della versione di gioco con cui si gioca. In Pokémon Nero la città si presenta come una città moderna, molto avanzata dal punto di vista tecnologico e pervasa da una colorazione ed un minimalismo classici del futurismo. Viceversa, in Pokémon Bianco il suo aspetto è più legato alla tradizione e alla natura. Oltre al puro aspetto estetico dovuto alle colorazioni e ai tileset puri di ogni versione, anche la musica cambierà tra i due giochi, rispecchiando per ognuno le caratteristiche che gli sono state date. Ma cambierà inoltre anche il capo palestra, infatti in Pokémon Nero sarà possibile affrontare Aristide, mentre in Pokémon Bianco Iris. Passiamo adesso alla terza posizione. Questa città appartiene alla sesta generazione ed ospita la palestra di tipo folletto della regione di Kalos. La cosa che più attrae di questa città è sicuramente la colorazione calda che la contraddistingue. Ha inoltre un enorme albero situato al centro e che ospita anche la palestra. C'è anche una caffetteria che richiederà una somma di denaro per permettere al giocatore di entrarvi e ogni giorno un cliente diverso mostrerà al protagonista un tipo di Pokémon per permettergli di registrarlo all'interno del Pokédex, nel caso questo non vi fosse già. Il nome della città, come avrete già capito, deriva dal romanticismo e, piccola curiosità, l'orologio situato in cima alla palestra segna costantemente le 13. Ma passiamo ora alla seconda posizione. Dobbiamo tornare nuovamente ad Unima perché anche qui abbiamo una città che assume sembianze totalmente diverse a seconda della versione di gioco. Qui non stiamo parlando però di dettagli o cambiamenti leggeri a livello di design, ma si parla completamente di due cose diverse. Sto parlando ovviamente della città nera e della foresta bianca. Quest'ultima avrà un aspetto che varierà a seconda del numero di abitanti presenti al suo interno. Un numero che potrà andare da un minimo di 0 ad un massimo di 10. Con l'avanzare dei personaggi abitanti questa mappa, la foresta infatti diventerà sempre più rigogliosa, con alberi sempre più alti, laghetti sempre più ampi e moltissime zolle erbose dove sarà possibile incontrare dei Pokémon selvatici. Saranno inoltre sempre presenti un Pokémon Center ed una casetta, dove sarà possibile intraprendere delle lotte triple. A contrario, nella città nera non ci ritroveremo più di fronte a un'ambientazione a contatto con la natura, ma vedremo appunto una città cupa e tecnologica, che ospita svariati allenatori. Questi allenatori avranno inoltre le forme evolute degli stessi Pokémon che saranno presenti nella foresta bianca. Inoltre, tutti gli oggetti che si potranno trovare nella foresta bianca saranno venduti al mercato nero della città nera. Una posizione veramente meritatissima vista l'incredibile cura nei dettagli e nelle modalità di interazione e connessione tra le due diverse versioni di gioco. Ma a rullo di tamburi siamo finalmente arrivati alla posizione più succulenta a cui tutti ambiscono.
Questa volta in prima posizione ci troviamo Nevepoli. Nevepoli è una città che si trova all'estremo nord di Sienno, è inoltre la prima città completamente innevata. Per raggiungerla bisogna faticare non poco, visto che bisognerà attraversare completamente il Monte Corona, con tutte le sue insidie, per arrivare finalmente in un posto di ristoro che è appunto Nevepoli. È una città che offre sempre una sensazione un po' magica, proprio per via dell'atmosfera che c'è stata costruita sopra. A Nevepoli inoltre ci saranno unicamente 14 abitanti, esatto, avete capito bene, solamente 14. Questo dovuto un po' per la posizione scomoda da raggiungere, visto che si trova all'estremo nord e bisogna affrontare non poche insidie per arrivarci, e un po' per le condizioni climatiche, e proprio questo la rende la città più piccola di Sinnoh a possedere una palestra. Palestra ovviamente di tipo ghiaccio, capitanata da Bianca. A Nevepoli è possibile inoltre trovare a nord il tempio dove dimora Re Gigigas, che sarà possibile sfidare unicamente dopo aver vinto la Lega e avendo con sé i tre regi. Se vista dall'alto, inoltre, le zone calpestabili di Nevepoli formano un fiocco di neve ad 8 punte. E la particolarità, ragazzi, che secondo me merita più di tutte e che ha anche contribuito a farla posizionare al primo posto, è sicuramente la pioggia di diamanti. Infatti, se il giocatore si recherà in questa mappa il 12 gennaio, ovvero il compleanno di Junichi Masuda, e mannaccia a te, Stark, che c'hai verde autografato, si potrà assistere ad una splendida pioggia di piccoli diamantini, invece dei soliti fiocchi di neve. Questo renderà ancora più romantica ed emozionante la permanenza in questo gelido ma accogliente posto. Bene ragazzi, purtroppo anche questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto, vi ricordo ovviamente di lasciare un like, di lasciarci un commento con le prossime top che vorreste vedere nei prossimi episodi. Lasciate anche un commento con la vostra personale top 5 delle 5 città che avete preferito maggiormente dei giochi Pokémon. Vi ricordo inoltre di iscrivervi se non lo avete già fatto e signori, qui dall'antro di Zio Cricco è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!